Il Conservatorio Casella dell'Aquila continua a distinguersi per un eccellente lavoro di ricerca e formazione che porta in questo 2019-2020 all'attivazione di 50 corsi con 112 docenti in organico e 20 a contratto. Nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico, il neodirettore Claudio Di Massimantonio ha parlato di importanti aspettative per il futuro in linea con la gestione precedente. Non si comincia adesso perché già l'altra gestione, il direttore Gian Domenico Piormarini, con cui io ho collaborato come vice direttore, abbiamo avviato un piano di crescita sia professionale che di immagine del conservatorio. Nel corso di questi anni l'ampia offerta formativa ha impedito fortunatamente un calo delle iscrizioni che si attestano ad oltre 800, sintomo di buona salute. Le iscrizioni hanno un trend comunque costante anche dopo post terremoto. Presenti all'inaugurazione del nuovo anno accademico la deputata Stefania Pezzopane e l'ex parlamentare Paola Pelino. Insieme hanno vissuto i problemi post sisma 2009 del Conservatorio Aquilano con la delocalizzazione della sede fuori dal centro storico. Il Conservatorio è un baluardo della cultura regionale e aquilana, ha una storia prestigiosa perché qui hanno insegnato come docenti, musicisti, direttori d'orchestra di primissimo piano e hanno aiutato a creare dei giovani. Bisogna sostenere assolutamente questo aspetto culturale che naturalmente dà molto risalto al nostro territorio e non solo, perché sono professionisti preparati. Il direttore Di Massimantonio ha annunciato buone novità riguardanti l'individuazione di una nuova sede definitiva. Abbiamo avviato le trattative di acquisto per l'ex Accademia dell'Immagine e adesso dobbiamo aspettare i tempi burocratici affinché la cosa si possa finalmente realizzare. Nonostante le numerose problematiche del terremoto legate anche alla sede, le attività sono andate avanti regolarmente con successo. Anni difficili ma emozionanti, come dichiara Andrea Petricca, studente all'ultimo anno accademico. Vivere qui 10 anni è praticamente una bella parte di vita e quindi lascio questo conservatorio, lascio tante esperienze, tanti amici e anche un percorso di formazione molto importante. Si guarda adesso con fiducia alle attività del nuovo anno accademico che nel 2020 saranno incentrate principalmente all'anniversario dei 250 anni dalla nascita di Beethoven.